E ieri nella festa dell'Immacolata abbiamo visto il coraggio di Maria, che è un coraggio umano e un coraggio cristiano. E torniamo, non perché quello che diciamo sia diverso, e fra poco lo capiremo, torniamo alle molle dell'amore cristiano, cioè quelle spinte interiori, quella forza interiore che ci fa affrontare la vita con tutti i suoi problemi e tutte le sue difficoltà. Proprio parlando del coraggio di Maria nella puntata di ieri, abbiamo spesso detto che Maria è donna del coraggio, ma perché? Perché lei era abitata da quella forza che muove il mondo, così come ci dice Dante. E questa forza che muove il mondo non è il desiderio di fare soldi, anche se oggi è predominante, il desiderio di nutrirsi, che è un desiderio, è una necessità, diciamo, naturale e giusta. La forza che muove il mondo e quindi muove me stesso, i cuori, le persone, è l'amore. Quando una società è appiattita, quando una vita non osa rischiare, quando in una famiglia non c'è, come dire, fibrillazione, perché non c'è amore, perché manca amore. E questo vale anche, per esempio, nelle comunità religiose, nelle chiese, nelle parrocchie. Ciò che spinge l'uomo ad avere coraggio, ad affrontare le situazioni più difficili, è l'amore. Noi spesso... E qui voglio fare onore alle donne, perché se è vero che non mancano gli uomini coraggiosi, ma il coraggio di una donna, il coraggio di una mamma è di una, come dire, forza unica. Io ho visto nella mia vita il coraggio di mamme diventare veramente potenze per difendere i figli, per strappare i figli dalla droga piuttosto che per strappare i figli dalla mafia o dalla camorra o dall'andrangheta o da qualsiasi scelta di morte. Quelle che spesso noi chiamiamo le donne coraggio sono donne che sanno amare, sono donne che sono piene di amore. Allora l'amore è una molla, è una forza che ci dà il coraggio umano, ma anche cristiano, per poter affrontare la vita ed essere dinamici secondo lo spirito nella nostra vita umana e di fede. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!